Ci sono squadre costruite per dominare, squadre che ambiscono a divorare il campionato con una voracità inesorabile. E poi ci sono squadre che, pur con tutte le carte in regola per farlo, cominciano la stagione con il freno a mano tirato. È il caso della Fidelisandria, che ha inaugurato il girone H di Serie D con 3 segni X. Una tabella di marcia tutt'altro che esaltante per la squadra di Mister Danucci. A Matera, infatti, è arrivato un altro 0-0, il secondo consecutivo dopo il derby pareggiato, sempre a reti bianche, contro il Brindisi, e il terzo complessivo dopo quello maturato al Curlo al cospetto del Fasano. La goleada di Nardò in Coppa Italia con la Fidelis, capace di imporsi 6-1 al Giovanni Paolo II, forse ha gonfiato la valutazione complessiva di un organico che deve ancora trovare il bandolo della matassa. Del resto, il progetto di costruire una formazione solida, capace di mettere alle corde gli avversari con un gioco propositivo, sembra aver trovato l'ostacolo più grande proprio nel finalizzare. Al di là di qualche fiammata, la Fidelisandria ha mostrato ancora qualche limite nella metà campo offensiva, con il solo Giallo a gonfiare la rete in queste prime tre uscite. Un bottino troppo esiguo per una squadra che ha sicuramente tanto potenziale ancora inespresso. Il tempo però comincia a essere tiranno e domenica al degli Ulivi c'è la Virtus Francavilla dell'ex Ginestra, squadra che ha inanellato 3 vittorie consecutive senza subire reti. Per invertire la rotta, la Fidelisandria ha poche alternative.